Di nuovo qui, di nuovo con una box review. Ciao a tutti, eccoci con il secondo appuntamento di febbraio, secondo ed ultimo, dopodiché ci vedremo a marzo. Di questo libro avevo già parlato nel video wrap up di inizio mese. Sappiate solamente che, come ho già detto, è il libro che ha ottenuto il voto più alto su Goodreads questo mese e di conseguenza non potevo non parlarne ed è una rilettura. Ogni volta che inizio l'ebooks review mensili c'è sempre una rilettura e guarda caso che ha qualcosa in comune con quell'altra che avevo già recensito. E sto parlando Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda, uscito nel 96 per Salani, in questa edizione che ho io. Un libricino davvero tenero, un libricino davvero corto che ho letto in un giorno, anzi riletto, ma soprattutto che mi ha, rispetto all'altra volta, illuminato alla grande. La storia parla di Kenga, è una gabbiana dalle ali argentate che sta migrando verso il caldo. Purtroppo durante una battuta di pesca, durante una pausa dal volo, viene sorpresa da un mare di petrolio. Scaricato nei mari, rimane invischiata in questo petrolio e miracolosamente riesce a prendere di nuovo il volo. Kenga è una gabbiana che sta per deporre un uovo, avrebbe dovuto deporlo insieme alle altre gabbiane del suo stormo, ma purtroppo rimane abbandonata come vuole la legge dei gabbiani. Trova rifugio sul balcone di Zorba. Zorba è un gattone nero ed è un gatto di porto, come tutti i gatti di porto, comunque abituato all'area di mare, ma soprattutto è abituato agli agi della sua vita tranquilla da gatto, appunto. Zorba rimane un attimo interdetto, ma il suo buon cuore gli suggerisce di sostenere la gabbiana e di aiutarla a sopravvivere a questa schifezza che le si è appiccicata sulle piume. Kenga sa già che sta per esalare il suo ultimo respiro e chiede supplicante a Zorba di mantenere tre promesse che riguardano tutte e tre l'uovo che sta per deporre con lui le sue ultime forze. La prima di queste promesse è di non mangiare l'uovo, la seconda è quella di far crescere sano e forte, di proteggere il piccolo che ne nascerà, e la terza ed ultima promessa, la più difficile, è quella di insegnargli a volare. Zorba con leggerezza prende queste promesse e cerca di rassicurarla sul fatto che le manterrà, dopodiché a lei esala appunto l'ultimo respiro deponendo questo uovo. Zorba insieme agli altri gatti del porto, con cui formano una sorta di strana squadra di soccorso, si prende cura di questo uovo e della piccola che nascerà, che sarà una bellissima gabbiana a cui daranno il nome di Fortunata. Questa gabbiana che è convinta però di essere un gatto perché la sua mamma, ovvero Zorba, che tra parentesi è un maschio, è la sua mamma, è la prima persona che lei ha visto e di conseguenza l'associa a sua madre. La cosa più difficile per Fortunata sarà non tanto sopravvivere in un mondo di uomini e gatti, ma capire chi è veramente e inseguire la sua vera natura, ovvero imparare a volare. Lei avrà paura del volo fino all'ultimo, quando finalmente il desiderio di volare sarà più forte della paura e la porterà sulla strada giusta per diventare una bellissima gabbiana e prendere la sua strada. A parte il fatto che già solo raccontando la storia in maniera sintetica, mi viene veramente un'emozione nella voce nel raccontarla. I più piccoli, secondo me, devono leggere questo libro per i motivi che adesso vi citerò. Prima di tutto, parliamo del fatto che è una storia emotivamente molto tenera e suggestiva. A rileggerla adesso, anche se l'avevo già letto una o due volte quando ero più piccola, quando vidi anche il film di Dalò, mi ha fatto veramente scendere la lacrimuccia in due o tre passaggi. Come al solito, quando leggo i libri per ragazzi non li leggo puramente per la trama, ma cerco le sottotrame, cerco le tematiche che stanno al di sotto delle parole che vengono scritte, cerco le motivazioni dell'autore per determinate situazioni e quindi sono molto più coinvolta emotivamente. E in questa seconda, terza lettura ho ritrovato dei passaggi che mi hanno fatto scendere la lacrimuccia, proprio leggendola in questa maniera molto emotiva. I passaggi sono chiaramente la morte di Kenga, rappresenta un po', secondo me, la madre che muore di parto. L'immagine che mi ha dato è stata quella, effettivamente è quella, ma essendo un gabbiano, quando si è piccoli non si associa alla situazione analoga per gli esseri umani e quindi di conseguenza non ti senti empatico nei confronti di Kenga. Lo strazio di sentire Kenga soffrire, pur essendo una gabbiana alla fine molto vitale, anche nel primo capitolo del libro, vediamo lo strazio e la disperazione nel mettere in salvo la sua unica ragione di vita, che vita non è più, perché per mettere al mondo questo nuovo uovo che porterà poi al proseguimento della stirpe di gabbiani, lei dovrà perdere la cosa più importante per sé, ovvero la sua vita stessa e le promesse che fa fare a Zorba, inconsapevole della gravità
della situazione. Mi hanno fatto veramente scendere la lacrimuccia, perché lei fa di tutto a parole, si fida ciecamente di uno dei suoi nemici naturali pur di salvare il suo uovo. Una situazione analoga la trovavamo anche nel libro della giungla, se non mi ricordo male. Il secondo momento lacrimuccia è il momento in cui Fortunata è cresciuta ed è giunto il momento che impari a volare, ma si rifiuta categoricamente di imparare perché lei sostiene di essere un gatto, giustamente. A un certo punto arriva quel momento in cui, per un motivo o per l'altro, si trova faccia a faccia con la sua natura, attraverso i racconti del porto, attraverso la visione di uno stormo di gabbiani che vola nel cielo. Viene descritto benissimo nel libro il desiderio che ha Fortunata di volare come i suoi simili, di volare in seguendo la sua natura e la sua indole, il suo istinto, insomma. Lei non può stare lontana dal volo, per quanto lei desideri essere quello per cui è nata, ovvero un gatto, perché lei è convinta di essere stata concepita come gatto, non come gabbiano. Ma il suo desiderio di volare è fortissimo e viene descritta benissimo questa cosa di Fortunata, che ascolta le storie sui gabbiani con gli occhi sbarrati e luminosi, come farebbe un bambino nel momento in cui gli si racconta una cosa per cui ha una passione sfrenata, una cosa che gli desta molto interesse. E ho fatto emozione, perché è veramente raro di questi tempi trovare la stessa emozione in un bambino. Poi, vabbè, chiaramente sia nel film che nel libro uno dei momenti più emozionanti è il finale. Nel film d'animazione l'emozione del finale è data soprattutto dalla canzone di Ivana Spagna, Sovolare, che a livello cinematografico è una delle mie scene preferite, perché la canzone dice tutto. E andatevela ad ascoltare, ve la lascio qua sotto in descrizione, così almeno capirete quello che sto dicendo se non la conoscete. E in generale il fatto che la gabbiana sia cresciuta, sia consapevole della propria natura e insegua veramente la sua strada indipendentemente da chi è intorno, che superi la paura pur di realizzare i suoi sogni, mette emozione. Ma mette emozione in generale una situazione del genere, quando qualcuno è talmente determinato da realizzare i propri sogni andando incontro a rischi, alle proprie paure e via dicendo. Poi un'altra cosa che ho notato in questa lettura, rilettura anzi, è il fatto che affronta delle tematiche spaventosamente attuali, nonostante sia un libro di 20 anni fa praticamente, vengono raccontate dal punto di vista degli animali. Gli animali che nella forma di personaggi letterari vengono sempre associati a degli esseri buoni e innocenti, comunque, al di là delle favole nel quale sono metaforici, però in queste situazioni, quando gli animali parlano, diciamo, in un mondo di uomini, di solito sono innocenti, vengono ritratti come innocenti, o se non altro in questo libro vengono ritratti come innocenti. E le tematiche principali di questo libro sono chiaramente l'impatto dell'uomo sull'ambiente, che è, appunto, come dicevo prima, spaventosamente attuale. In questi tempi tutti dovrebbero leggere questo libro solo per rendersi conto di quello che l'uomo fa inconsapevolmente per necessità all'ambiente stesso, agli animali, piuttosto che al mare, in particolare al mare, perché il tutto è ambientato in una cittadina di mare, quindi è ovvio che il mare a livello ambientale sia la cosa più importante. Ci sono dei passaggi dove i gatti parlano dell'uomo che scarica la sua spazzatura nel mare, che il rigattiere da cui abita Diderot, è uno dei gatti della gang del porto, raccoglie un sacco di cose nel mare dopo essersi ritirato dalla vita marittima, trova veramente di tutto. Il marinaio di Sopravento, che è il gatto di mare, che raccoglie dal mare un sacco di schifezze, insomma. L'inquinamento ambientale, diciamo che è un argomento che viene affrontato in maniera molto 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 massiccia all'interno di questo romanzo, in maniera anche crudele, perché la rappresentazione della morte di Kenga, del gabbiano, i gabbiani che noi vediamo al mare e che ci fanno sognare, ci fanno rilassare, sono dei gabbiani, è sempre un must quando si è al mare, ti mette davanti alla morte a causa dell'uomo, poi inconsapevolmente, in maniera veramente crudele, perché comunque se io fossi un bambino, da leggere da bambino, vedi il film da bambino, io mi ricordo che vedendo quel cartone da piccola, vedendo la scena della morte di Kenga, mi veniva da piangere, e in un secondo momento solo mi rendevo conto che effettivamente la morte di Kenga era stata causata dall'uomo e non dalla disattenzione del gabbiano, perché il gabbiano fa quello che l'istinto gli dice di fare, di nutrirsi, e poi rimane invischiato nello schifo umano. Il secondo argomento, un po' più sottile, diciamo, all'interno della trama, è il tema dell'adozione, di cui avevo già parlato in altri miei video scorsi, comunque ve li potete andare a rivedere, perché appunto vediamo Zorba, che è un gatto maschio
è un gatto nero e grosso. Si prende cura di un volatile, quindi una specie completamente diversa da lui, bianco, per puro buon cuore. Ora ditemi voi se a livello metaforico non è un argomento attuale, perché ad ora a me viene in mente la coppia omosessuale che cerca di adottare, e questo libro ti dà la dimostrazione che comunque chiunque con tanta volontà può prendersi cura di un essere anche completamente diverso da sé. Ho detto tutto, io penso che non ci sia da aggiungere altro su questo tema, perché veramente Zorba, pur essendo l'essere più lontano da un genitore, riesce ad essere un genitore migliore di molti altri. Il terzo tema, che è chiaro e tondo, è il tema del diverso, che appunto si collega all'argomento precedente. Quindi abbiamo Fortunata che, per non sentirsi diversa, si convince di essere un gatto, tanto per cominciare, ma la morale della favola è che proprio perché è diversa è più speciale degli altri. Il tema del diverso comunque in questo racconto è molto pregno di significato, perché Fortunata è diversa da qualunque altro personaggio ci sia all'interno del libro. L'unico personaggio simile a se stessa è la madre, che non ha mai conosciuto, e questo ti fa riflettere tantissimo sull'idea che i bambini abbiano del diverso, su come dovrebbero pensarla. Un po' sconclusionato forse il fatto di come ne sto parlando del tema del diverso, e forse anche un po' scontato, va molto di moda parlare del tema del diverso nei libri per bambini, perché comunque il bambino, anche il più educato, il cresciuto meglio, ecco, insomma, con dei valori migliori rispetto agli altri, fa comunque fatica a gestire se stesso nei confronti di un bambino diverso da lui, anche non necessariamente per una questione di etnia, religione. Il bambino è un egocentrico, cioè nasce egocentrico il bambino, quindi è normale che veda gli altri in maniera diversa. Comunque il tema del diverso viene visto sotto ogni aspetto. Un altro tema di cui parliamo tantissimo, ma in particolare in un passaggio del libro, è il rapporto uomo-animale, e il passaggio di cui sto parlando è verso la fine, nel quale Zorba vuole rompere il tabù del parlare, del miagolare anzi, in lingua umana con un essere umano, per farsi aiutare a far volare Fortunata. E la scelta dell'umano ricade su una persona piuttosto che sulle altre, perché ragionano tutti sul fatto di come l'uomo tratta gli animali e come reagirebbe l'uomo ad un gatto parlante. Ragionano sul fatto che la prima cosa che verrebbe in mente a un uomo è fare esperimenti su di lui, piuttosto che di metterlo in mostra come allo zoo, piuttosto che in un circo, insomma, maltrattarlo, sfruttarlo, sfruttare le sue capacità, perché l'uomo nella visione degli animali non è in grado di farsi da solo. L'uomo ignorante non è in grado di farsi da solo, ben per questo vanno a scegliere un poeta. Il poeta non è un uomo più o meno ignorante rispetto agli altri, ha una cultura sicuramente più grande, ma soprattutto ha un dono, ed è il dono della fantasia, che lo porta ad essere open mind. Questo è quello su cui fa ragionare tantissimo questo romanzo, l'open mind, l'essere di mentalità aperta, aperta al diverso, aperta alle conoscenze nuove, alle novità, aperta all'adozione di qualunque genere e forma, aperta al combattere l'impatto ambientale. Insomma, alla fine, racchiusa in quella piccolissima scena della scelta dell'umano, viene composto il concetto più grande di tutto il romanzo, ovvero la poesia, la scrittura, la fantasia rendono l'uomo di mentalità abbastanza aperta da includere nella sua vita anche dei concetti che non aveva nemmeno mai preso in considerazione. Pensateci un attimo e ditemi se siete d'accordo con me su questa cosa. Rispetto al film non c'è nemmeno nessuna differenza sostanziale, al di là del fatto che i topi di fogna sono stati resi come antagonisti veri e propri per due motivi: uno, per allungamento di trama, perché un libro così breve non poteva essere trasposto come un lungometraggio, sarebbe diventato un cortometraggio e non avrebbe reso il successo che ha reso. Il secondo punto, perché i bambini non riescono a sintetizzare un concetto di antagonismo fatuo, quindi astratto, come potrebbe essere appunto l'impatto ambientale, come potrebbe essere la paura di Fortunata di essere se
stessa, perciò aveva bisogno di un'icona del cattivo e quale miglior cattivo del topo di Fogni, insomma, che ha una particina all'interno del libro, ma all'interno del film ha veramente una parte direi sostanziosa. Poi c'è Pallino al posto di Mattia la scimmia, questo secondo me per una scelta etica, perché Mattia la scimmia è un alcolista, come terza modifica diciamo a livello cinematografico, una scelta che poi da Lori prenderà anche in Momo, di cui ho già parlato nel box review del mese scorso, cioè di far parlare Zorba non con il poeta padrone di Bubulina ma con la bambina del poeta, questo per enfatizzare la questione della fantasia propria dei bambini. Ora i bambini sono strutturati, hanno una mente molto schematica nel loro mondo, che è fatto di schermi, di cartoni tutti uguali, di persone tutte uguali, di canoni da seguire. Una volta ognuno era veramente se stesso, sì, c'erano le mode e quant'altro, ma si era molto più inclini all'inclusione dell'altro e molto più fantasiosi soprattutto. Quindi diciamo che nella resa cinematografica era più plausibile che un bambino avesse fantasia, avesse il potere della fantasia e il privilegio di parlare con un gatto in sogno, piuttosto che un adulto, perché il termine poesia, al momento come allora, significa solamente branetto da imparare a memoria per scuola. Riescono i bambini ad apprezzare la poesia? Sarebbe stato un concetto troppo complicato. Bello, 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 bello. Avete dei bambini, non siete bambini, ma volete una letturina leggera che vi faccia riflettere molto? Leggetelo. Noi ci vediamo con la prossima Books Review il secondo e il quarto lunedì di marzo, mentre il prossimo video sarà Cartoon Joe, l'ultimo appuntamento di febbraio, il 27. Mi raccomando, seguitemi su tutti i vari social, contattatemi, commentatemi e sostenetemi su Instagram, Facebook, Goodreads, TV Showtime, chi più ne ha più ne metta. Man mano che mi verranno in mente li metterò. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao.